L'ultimo combattimento, o vince lei o vinco io. Ragazzi, ragazzi! Buongiorno! È passato un po' di tempo dall'ultima volta. Siamo tornati. Il mare è agitato. I giorni scorsi, anche nelle settimane scorse, queste di Natale, era una tavola. Da problemi vari. Non sono riuscito a venire. Allora, oggi proviamo a Sestri. Mi sono dimenticato i pedali, ora li vado a prendere. Allora, ho preso i pedali. Ora proviamo a aspettare l'onda giusta per entrare in acqua senza fare il finimondo. Il momento è passato. Aspettiamo queste due onde. Una. Pure più di una, due. Tanto mi sollevo un po' i pantaloni. Come potete vedere, ci sono i rialzi stampati in 3D qui sotto per la seduta, utilissimi. Ora devo aspettare un attimo perché sennò mi bagno. Mi bagno e mi faccio pure male. Quindi qualche secondino. Saliamo subito. Sono preso un edge addosso e velocemente entriamo. Anziché non ho spezzato il cimino, vediamo come stava andando l'andazzo. Devo dire che non è limpidissimo, ma c'è di peggio. Ora mi assesto un po', scendo il timone tutto il resto. E se si balla un po', però. Sempre a dopo. Porta pagaia. Una cosa di. Ok. Timone. Giù, blocco, entra acqua. A me piace quando dicono no, nel trigger non entra acqua. Non è vero, entra, per carità, non è tantissimo, per carità di Dios, però possiamo dire che non entra acqua. Ok, il timone c'è. Ok, vedetela voi quanta acqua c'è. Non è, non si è abbassato il timone per bene. Ok.
spostiamo un po'. Ha sentito, vediamo. Oh, si è staccata. Si è staccata. Ora rimollo subito, la lascio scendere e faccio dei piccoli saltelli. Piccoli saltelli. Appena ritocca una bella ferrata. Sta saltellando. Vediamo se si ributta, ma solitamente si ributta. Controllo nell'altra, che non si è attaccata all'altra, no. Ok. Ok. Una bella ferrata. E vediamo se non si stacca. Retino a portata di mano. Dietro e alzo, aspetto che scarica. È una bella seppia, scarica, eccola. Ok, ho aspettato che scarichi un po', la sciacquo senza fargli entrare acqua nei sifoni, la metto qui, ecco come l'ho detto. Allora io la sgancio direttamente dentro. Se a pancellare è ancora meglio, così non butta il nero. Ah, si è attaccata bene stavolta. Niente, scherzavo, ora è piena d'acqua e mi fa il bagno. Guarda, è giusto così. Ecco, grazie, gentilissimo. Alla fine non è che bisogna vedere se si sente pesante, tutto qui. Dare una bella ferrata, io consiglio sempre una ottima ferrata, perché o è agganciata o si sgancia e ci riprovi. È inutile tenerla là, che lei, perché lei si tiene fino alla fine. Eccola qui. Ui, questa è aggressivissima. Pancia all'aria. Vabbè, si addrizza, non è che... vabbè, è la prima, è andata. Ho girato il filo, è una, l'abbiamo fatta. Per la pasta c'è. Ok, siamo sui 12 metri. Controlliamo le altre canne, perché ogni tanto loro si attaccano e rimangono lì. Ho sceso anche questa, alla fine l'ho scesa, ma veramente sprecata, perché non la posso gestire. Ho aperto la frizione, okay. Ho aperto la frizione giusto per magari qualcosa di grosso, e allora spezzona. Ok, ci siamo, di nuovo in pesca. Io mi tengo queste due in mano e le faccio saltellare. Appena sento un pochettino duro, le lascio un pochettino strofinare e poi ferrata, così la seppia scivola dall'eggi e va a finire chiamiamolo così, perché se no la tiriamo fino alla fine, se non ferriamo forte, e poi qua lei vede e ci vede e si stacca semplicemente dal leggi, perché capita milioni di volte. Va bene, ci riprovo. Ho avuto una toccata sull'altra canna, una bella toccata. Vediamo se si ributta. La vedo dura.
non si sia venuta qui. Sta la tiro perché ora se si ributta su quella è un problema tirarla su. Allora vediamo. Era bella quella. Ma se non si ributta, io posso pure tornare indietro e gli ricalo sopra. E ora stiamo aumentando, ovviamente. Facciamola saltellare un po' di più, vabbè. Era grossa, una grossa grossa. Torniamo indietro, mi sa, ora vediamo. Faccio saltellare. Strano, un 90% si ributtano sempre, ma pure il 99%. Era piegatissima, era una bella ciappa, un po' in tensione di vedere se lancia, ogni tanto lancia i suoi tentacoli per attaccare, ti devo dire. E poi ritorno indietro. 5, 4, 3, 2, 1, lascio. Torno un attimo indietro. Riusciamo a portare su. Discreta come quella di prima. Ah, che bella con la canna sensibile, tutta piegata. Oh, si è mollata. Perché non ho ferrato bene. Ok. Il retino, vediamo se si ributta. Torniamo su tutte e due perché si è ributtata, quindi ora io ferro a volte, bam, e la salgo. Devo dare la bella botta, sennò si molla. Proprio una banca. Perché la canna è molto sensibile. Eccola. Eppure è bella grossa. Ok. È giusto. Ok. Scarrozza tutto. Oh. Vento fischia tra il filo. Ok, eccola qui. Bella, direi. Hai lavato tutto la cosa di nero, disgraziata. Soffia. È carica, guarda, è carica. È carica bomba qui. Guarda come allarga questi. Thank you.
Ok. La lente, pure la lente forse è sporca. Mannaggia la miseria. Nera. Sì, di nero. Va bene. Ci rimettiamo in pausa. Controlliamo un attimino questa. No, è vuota. Stavolta è andata. Quello è arancione. Qua ho dovuto mettere piombi perché ora siamo a 0,607. Quindi un piombo da 30 grammi, questo chiamo io color triglia. E ora questa è sotto la barca, invece questa la lancio un po' più lontano, 10 metri. La faccio scendere, elimina cursore, ok, e ci siamo. E rientriamo in pesca. La cosa fondamentale è la ferrata. Senza la ferrata giusta la perdiamo. Meglio perderla in ferrata che si ributta che perderla a metà che poi è un casotto. In questa c'ho il filo grosso e non scende bene, non mi piace. Ci rimetterò in pesca. La frizione. Quando si buttava sopra, ora è partita. Ho aspettato troppo per ferrare per far partire la telecamera, ma ora mi sono fermato. Sto facendo, ai, eccola, niente. Ho fatto saltellare. Saltelliamo. Stiamo andando. Oh, ci sta giocando. Abbiamo la frizione. Controllo un attimo l'altro, giusto per sapere. Accendere la telecamera. Si è mollata. It's a bigger. È bellissima, non è bella. È bella, è bella.
bella, ma proprio bella. Ma non ce la faccio quasi a girare, è un 3000. Non può essere polipo perché qua polipi non ce ne sono. Se il guadino al controllo, però te l'ho detto che faceva 1 chilo, enorme. Pulisco, bella enorme. Quanto siamo? 15 metri, 15 metri. Mi sono cagato sotto. Per un attimo l'ero di me. No, non lo buttare il nero. Cioè, mi butto un morso questa, mi apre. Cioè, questa è la mia mano. Questa è bella. Ho aperto la frizione. Lo aggiustate. Allora, così è. Non so perché il vento l'ha fatto qua. Ho aperto la frizione perché stavo pescando così. Con la frizione aperta. Ho la frizione aperta perché c'è assai corrente. Quindi una a scarroccio pieno e l'altra che c'è un filo che è grosso, uno 0,23. Perché questa qua la usavo più che altro quando vado ogni tanto anche per polipi, perché ci vuole un trecciato un po' più spesso. Se no tagli, se il polipo è grosso non ce la fai nemmeno a tirarlo su, perché si attacca ma pure a una pietra e non ce la fai. Quindi questa l'ho lasciata a scarroccio così, aperta, così se si lancia una seppia come questa bella grossa, la ispriziona, io avrei il video. Si era mollata, era grossa questa. Sicuramente si era lanciata proprio addosso. E invece con quest'altra artificiale, purtroppo c'ha 40 grammi di. Stiamo scarrocciando 0,6, 0,7, quindi ci vuole il piombo, se no lo scatta la mare a mezz'acqua. Quindi lo lancio un po' più, stiamo scarrocciando di là. Lancio di là e muovo un pochettino l'artificiale giusto per farlo saltellare. Ma questa era enorme, si sentiva. Questa 1 chilo la fa. Se non 1 chilo, 8,50. Eccola qua. E qua c'è la sorella live. Chiudo la frizione e spam. Liscio. Riapro l'archetto. Chiudo la frizione e ci gioco. Ai, ai, l'attaccata con i cosi. La lascio un po' ferma, un po' saltella, un po' ferma. Saltella. Pure questa era bella. Liscio. Arroccato, ma arroccato, bigger, più grossa di quella di sto facendo, sta pompando. No, ma questo non
non vorrei dire una cazzata, ma è un polipo. Mi giuro, mi sto facendo male. Ha pompato! No, vabbè. E ora devo stare. Devo andare piano piano perché mi sento veramente mi piega. No, va, guarda, sei inchiovata! Questa penso che è la più grande che io abbia mai preso col kayak. Mai così. Cioè, sta pompando. Ragazzi, guardate lì. No, ma che è? Due? No, un polipo. Guardate, guardate, guardate. Non ho capito che cos'è. Una sette, ragazzi. La più grande penso abbia mai preso. L'ultimo combattimento, o vince lei o vinco io. Ragazzi, ragazzi! No! 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 Cioè, ma no, no, è la mia più grande. No, ragazzi! Me lo merito! Ma me lo merito! No, ma me lo merito tutto! Impressionante. Oh, sto tremando, no, vi giuro, mai, cioè è una cosa impressionante. Poi la peso, metto sotto il video il peso, ma fa paura. Tutto questo con pesciolino da 1,80 euro a 2 euro di AliExpress. Hanno tenuto pure cioè sono senza parole. Pesciolino 1,80 euro AliExpress. Poca spesa, tanta resa. La rilancio perché. E guardo pure la batimetrica, siamo sui 15 metri. Controllo un attimo l'altra che non si sa mai. Niente, questo è vuoto. Ragazzi. No, non l'alzo che ho paura. Ragazzi. No, vabbè. Ma è enorme. Cioè, sembrava un polpo. No, la selfie è più grande che io abbia mai preso, non, cioè, non so neanche farvi il paragone, la mia mano, cioè, scioccato, cioè, bellissima, ora non so se ammazzarla, cioè, mai ho visto tentacoli così grossi, non so come fare, poi voglio fare uno scritto. Ora ho paura, cioè, ho paura che mi mangia il filo dell'ego. Impressionante. Il live ragazzi. Basta, ora questa la lascio così, aperta. Così vediamo. Ora 15 metri e 5. Cerco di fare qualche pedalata. Indietro. Mai presa così grossa. È sentito proprio che si è lanciata addosso e l'ho presa bene perché è difficile tirarla pure sopra una basola del genere. Sono pure controcorrente. Impressionante. No, impressionante, cioè è 360 il video. Non so se lo esporta a 360. È sporca la lettera. Impressionante, impressionante.
uscire. Bellissima. A dopo. Ora ho calato questa, ho calato l'altra, ho sentito sfrizionare. Un altro in quel modo fa paura. Ok, quindi ci giochiamo un po', vediamo se realmente era. Ma come pompava. Ora, un attimo fa ho sentito sfrizionare, quindi ho qualche posidonia. Attacca, non ho beccato la batimetrica, 15,6 metri, sui 15 metri che ci sono quelle belle grosse. Aspettate che controllo pure questa. No, non c'è niente, ma questa bu niente, falsa. No, no, c'è, è là. La sta cacciando. Aspettate solamente che si lancia addosso per bene. Quanto stiamo andando? 06. È là. Ora si deve alzare il vento. Perché 09, vedi, è quasi impescabile. Pensavo, si è mollato, non ho ferrato bene, dai, ci riproviamo. Era attaccata, ma allora ora si deve alzare il vento, mannaggia la miseria. Ai, bam, bisogna fare bam. E questa pure è decente. Sempre artificiale. La rocca. Devo andare piano perché c'è. Oh,
pure questa è bella. Mi fa male il polso. Bella, bella, bella. Sta girando. Ok. No! 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 Non ci credo. Devo segnarmi il posto qua. Salva punto. Mannaggia la merda. Ne vediamo su questo. Era poco più piccola di quella. Vediamo, solitamente si ributta. Dai, mamma, era bella, era bella. Vai. Dai. Crampa alla gamba. No, 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 questo me la devo tirare più veloce del posto. Vai Tanacom. Allora, questa me la devo tirare e ora me la gioco. Ora me la gioco. Questa è bella, è come quella. Dai, dai, pensaci. Ho preso il punto. No. Mi lascio un altro po' di filo. Provo ad andargli incontro perché pesa ed è scomodo. Ok, e ora come lo vedo il timone, come lo aggiusto, c'è vento. Ok, ho drizzato il timone. Ah, così è più leggero. Giro un po' il timone che si strappa secondo me perché è grosso. Niente, si è mollato. Comincia la guerra, ragazzi, comincia la guerra. È aggressiva, ha fame ed è grossa, quindi ora mi metto qui. Devo pedalare e dai, è di nuovo. Allora, provo veloce, provato lento, non va. Costante, 1, 2, mamma quanto è piegata la canna. Che pompa. È grossa, come faccio? Dentro! 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 Attimo di panico. Bomba. Quanto pesa! Quanto pesa! Mamma! Ragazzi, in questo periodo ci sono successe mille cose e c'era il mare che era una tavola e non sono mai potuto scendere a mare. Sofferto come un cane per avere i brividi ripagati assolutamente. Soffia, soffia, soffia. Grazie. Balla. Ancora non è finita, non è finita. 17 metri. Tant'è che posso calare ad alacce.
niente, mi spento e mi tagliano il filo dell'eco che è là dentro. Allora, puliamo un pochettino. Che devo pulire qua? Niente. Grande pesce vino. No, poi ce n'è. Ma l'hanno squatennato. Guarda quella come cerca di uscire. E allora io sai che ti dico, squadra vincente non si cambia, quindi mi metto e pesco a 17 metri. 17, mi faccio un po' indietro. Pesco solo con una canna a sto punto, è inutile pescare con due. Ho rilasciato due polipetti perché mi dispiaceva. Ho detto chissà se il mare mi ripaga. E il mare ripaga sempre. Sempre. Oppa. Ah, se n'è andato. Va bene, dai, non disperiamo, non disperiamo. Se n'è andato. E non l'ho presa perché vado pure verso fuori, devo pure guidare il kayak. Vediamo se riesco, la vedo tosta, si è buttata e l'ho secchiata troppe volte. Mamma che vento! Pompa pure lei, pompa, pompa! Difficile, non mi devo fermare! Questa se ne va! L'ho presa! Belle, guardate i due lì. Discreta. Discreta. Ci vuole lo spazzolino. Mi gira, guarda come mi gira il kayak, no, 18 metri mi avvicino. Okay. Il kayak, la prima cosa è l'organizzazione. Che
magari io non ho. Quasi quasi montavo questo, però stanno mangiando su quel colore. È meglio lasciare quel colore. Sì, ma mi avvicino un po' che metto verso fuori. Allora, più o meno davanti alle boe. Tutto sbracalato. Acqua. Un po' di vita. Io direi che ti avvicinarci un po', piombo, spettacolo, un po' d'acqua, oh, non entra acqua sul trike, 405, è spettacolare, cioè bastava fare una prua dei giacchi, ovviamente io li capisco, questo è il primo che hanno fatto, uno dei primi, di nuovo sarà una bomba. Però l'ho proposto, fate un altro 405, pure un 380 con la punta, ha un prezzo decente, uno se lo comprava, visto che hanno voluto togliere il 405 la produzione, ci sta pure, è giusto da questi piani, però mantenete uno lo stesso prezzo, perché io se accetto le cose non voglio niente. Meno cose ci sono da un lato, meglio è. Eh? 13 metri. E io ora stacco un pochettino e poi riattacco, perché sta diventando quasi proibitivo. C'è tanto vento. Sapevo che saliva per le 10. Sono le 10 e mezza. Provo a toccare con una panna. Dai, ci sentiamo dopo. Fare un'altra scarrocciata, ma adesso 60 grammi di piombo, ma è tosto, alla fine mi sono divertito, ho fatto pure un bel video, un catture live, me ne torno, ora vediamo magari. Stai dentro, non tanto per il mare, che il mare non lo gestisce da Dio, però troppo vento, troppo scarroggiare un po' di scarroccio, troppo. Poi ti dà vento. Fuori è sempre meglio stare vicino, dire che prova arriva, perché da quello che ho visto oggi erano tutte fuori, una scarrocciata di 10 metri, forse quella che ho visto, e vabbè, ora farà un po' di spazio. Penso di aver potuto fare il nuovo video, e pensate qua, mi sono divertito alla hacce, proprio centinaia. Niente, è proibitivo, questi giorni ha fatto proprio calma piatta. Sempre se si sente qualcosa in quest'audio. Dai.